Rossella, oggi nei nostri studi per parlare di questo convegno che oggi si terrà a Vibo, un convegno contro la violenza sulle donne. Sì, è una giornata internazionale molto importante e questo ci fa capire come dire, il rilievo, perché se è necessario ricordare in qualche modo a tutti noi che questo è un dramma che si sta continuando a consumare con dei numeri, con dei dati molto, molto elevati, è chiaro che quello che è stato fatto finora probabilmente non è sufficiente né in termini politici né in termini proprio operativi e soprattutto per combattere questa cultura della violenza fondamentalmente contro le donne. Quindi questo momento che noi della CGIL abbiamo deciso di organizzare insieme a Funzione Pubblica e SPI è voluto a come dire, promuovere un'attività culturale ma anche operativa di sprone nei confronti delle istituzioni che si mettano come dire, in opera per valutare quello che è stato fatto finora e soprattutto per capire che questo non è stato sufficiente, quindi c'è necessario rivedere un po' l'impostazione che è stata data. Qual è la situazione ad oggi? Beh, i dati ci dicono delle cose allarmanti. Questa è una strage silenziosa, se parliamo di femminicidio proprio in termine più forte, che sta continuando. Anzi, i dati ci dicono che con la pandemia le chiamate ai centri antiviolenza sono aumentati. Quindi è evidente che la situazione è drammatica, ma il problema non è soltanto la violenza agita, quindi quello che poi arriva, no, alle cronache e viene arriva a noi. Fondamentalmente tutto il mondo sommerso che c'è dietro sull'idea di violenza, perché la violenza non è soltanto quella fisica e la brutalità, chiamiamola così, c'è tutto un mondo di violenza, di annullamento dell'identità femminile che poi sfocia in questi atti anche purtroppo drammatici e cruenti. Il nostro territorio ha visto diversi esempi. È chiaro che la battaglia va fatta sulle cause, capire che c'è un'origine antica, culturale, storica, soprattutto anche nella nostra civiltà, che noi consideriamo moderna, in qualche modo evoluta. In realtà vediamo che è un fenomeno trasversale che attraversa tutte le culture e tutte le società, quindi bisogna fare un'analisi approfondita proprio in questo senso.